La vera rivoluzione è quella interiore. Nasce da una visione. Per i visionari, la visione rappresenta il modello. Perché parlo di visione? Se ti chiedessi di pensare alla tua casa, nella tua testa avresti una serie di immagini. La camera da letto, il salotto, la cucina, il bagno. Potremmo quindi dire che il cervello crea immagini, ma non soltanto bidimensionali. Il più delle volte sono a tre dimensioni, veri e propri ologrammi. È così che il cervello crea modelli di realtà. Che cos'è il modello? È il limite della mia realtà. Se il modello cambia, cambia anche la mia realtà. I visionari hanno una visione, cominciano ad elaborare un nuovo modello. Lo pensano, quindi lo creano. Qualunque cosa può essere un modello, una cura, un progetto architettonico, l'idea di un film, di un libro. Il modello nella testa è un'informazione tridimensionale. È un modello costituito da più informazioni. Il visionario non è solo chi costruisce castelli in aria, come vuole l'accezione peggiore del termine. Più spesso sono persone straordinarie, in grado di dare una spinta alla società umana. Pensa a John Kennedy. Nel suo discorso di insediamento alla Casa Bianca, fu in grado con la sua visione di spostare il focus di un'intera nazione dicendo: «Americani, non chiedetevi ciò che il paese può fare per voi, chiedetevi piuttosto che cosa potete fare voi per il vostro paese». Pensa a Martin Luther King, un altro visionario, la cui visione era quella di realizzare una società più libera dove una qualsiasi afroamericana potesse sedersi accanto a un bianco su un autobus di linea senza suscitare riprovazione. Da dove è partito Luther King? Dalla realtà percepita o dalla visione? I visionari non si lasciano influenzare dai condizionamenti sociali, pensano con la loro testa piuttosto che con quella del modello culturale di appartenenza. Spesso l'opinione comune sostiene che una cosa è impossibile, poi arriva qualcuno che non ci crede e la inventa. Il visionario è qualcuno che riesce a pensare fuori dall'ordinario. Chi scopre qualcosa vuol dire che è andato oltre, fa un salto oltre lo steccato, fa da apripista agli altri. Se non ci fosse stato quell'uno, saremmo ancora all'età della pietra. L'opinione comune bolla i visionari come perditempo. Qualcuno ha perso tempo prima di inventare il fuoco, la ruota, la scrittura. Siamo culturalmente condizionati dalla sindrome della pecorella smarrita. L'unica che ha lasciato il gregge era quella nera, che magari era il genio del gruppo. Lascia il gruppo per esplorare nuovi territori. Certo è rischioso, ti dicono, rimani nel gregge. Chi lascia la strada vecchia per la nuova sa cosa perde ma non sa cosa trova. Cos'è questo proverbio? Il modello culturale del sistema, il gregge. Ci vogliono così, inerti, acquiescenti, confusi. Ogni tanto ci permettono di organizzare sit-in, marce di protesta, poi tutto ritorna come prima. Qualunque regime, che sia autoritario, integralista o semplicemente tecnocratico, si fonda sull'ignoranza dei suoi cittadini. I mezzi di informazione sono azzerati, internet è soppressa, oppure si limitano ad inquinare i rapporti con i cittadini con la disinformazione. Chi controlla l'informazione controlla il modello, chi controlla il modello controlla me, te, tutti. Non fidarti di coloro che strillano contro il sistema, ma non ti dicono che la colpa è anche tua, della mentalità comune che ha permesso quel modello di società. Credi che le cose cambierebbero se andassero loro al governo? E allora cambia mentalità. Prendi consapevolezza di ciò che puoi fare per il tuo paese. Cambia te stesso e cambierai la tua realtà, la società, il mondo.